Buongiorno, sono Giovanni Di Lorenzo e faccio il farmacista. E per questo 75esimo della Liberazione vi leggerò la testimonianza di Livio Piccinini, il partigiano Dellinger. Nel pomeriggio, con altri tre partigiani di Cavriago, su una jeep guidata da Diego, feci una corsa a Cavriago per sapere come stavano le cose, soprattutto per scoprire l'identità del partigiano caduto a Castelnuovo Monti. Ero assillato da quella questione, dovevo assolutamente sapere. Quando arrivammo non andai a casa dai miei per salutarli. Il nostro tempo era limitato. Ci fermammo davanti alla macelleria di Gicchi Zoboli, di fronte al borghetto, vicino al Banco San Gimignano. Andrea Tirelli abitava proprio nel borghetto, ma anche lui non andò dai suoi. Lasciammo la jeep e ci incamminammo verso il centro. La piazza era semideserta. Sotto i portici della Casa del Popolo c'erano quei ragazzi. 9 corpi stesi sul pavimento, senza parenti e amici intorno, da soli. Era quasi impossibile riconoscerli. Avevano ancora le mani legate dietro la schiena con il fil di ferro. Alcuni avevano il capo fasciato. Tutti erano stati sfigurati dai colpi, probabilmente col calcio dei fucili. Avevano scaricato su di loro una rabbia bestiale. Li conoscevo tutti, Alberto Melloni, con cui ero amico per la pelle, che abitava anche lui al Casino e che andava così e che cantava così bene. Era morto in combattimento ad Aiola il 24 aprile con Gabino Pioli e Giulio Mazzali. Gli altri, Otello Galli, Giovanni Terenziani Poletti, Fabrizio Tagliavini e Giancarlo Bonilauri, erano stati catturati, rinchiusi in una porcellaia e verso sera massacrati e finiti sul posto. C'erano anche i corpi di Adelmo Tirabassi e Glauco Ferretti, caduti il 23 aprile a Pieve Modolena. In quella piazza, forse deserta, anche per l'orrore che custodiva, ci fermammo poco tempo, il tempo di sapere come erano andate le cose. Non era il momento dei convenevoli e dello scambio di saluti con i conoscenti, che in una situazione normale ti avrebbero fatto festa. I cadaveri erano stati portati lì da poco e non erano ancora stati ricomposti. Non c'erano nemmeno i parenti delle vittime a piangere su di loro. L'atmosfera che si respirava in quella piazza era ancora di paura. La gente temeva altri colpi di coda. In quel giorno, in quella piazza, non si festeggiò il 25 aprile. Forse qualche manifestazione di gioia avvenne il giorno successivo, ma il 25 fu ancora un giorno di dolore e di paura. Non ho assolutamente memoria delle persone che incontrai in piazza, appresi da qualcuno dei presenti che il caduto di Castelnuovo Monti era l'amico Piero Mora, colpito alla fronte, era morto senza dire una parola.